Ragazze, buonasera, ci siamo proprio. Questo è l'ultimo tutorial per imparare insieme la coreografia numero 2. E poi stay tuned e vi faremo sapere che cosa bolle in pentola, ok? Aggiungiamo quindi le ultime combinazioni. Le ultime combinazioni, vi ricordo, vengono da quell'arabo con il vassoio, con il cuore in mano, io l'ho definito con le mie allieve. Quell'arabo nel quale abbiamo il cuore in mano e poi ce lo teniamo per noi. Abbiamo il cuore in mano e poi ce lo teniamo per noi. Lo riposizioniamo sul vassoio. Bene, dopo di questo, che cosa succede? Succede che dapprima abbozziamo dei fiocchi inversi per poi essere decise. Mi spiego meglio. Abbozziamo, continuiamo ad abbozzare e decisamente spostiamo il peso. Abbozziamo, continuiamo ad abbozzare e decisamente spostiamo il peso. Rifaccio. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Abbozzo. Ancora e prendo la decisione. Mi giro di spalle. Ho cambiato il tempo. Questi fiocchi inversi, da prima abbozzati e poi decisi, siamo con il peso sulla gamba sinistra, palleggiando con l'aria, scimmiamo. Giro di spalle. Ok, uniamo i fiocchi inversi con lo shimmy e il palleggio. Thank you.
Mentre stiamo scimmando e palleggiando con l'aria, il termine di quel 5, 6, 7, 8 non è sempre il palleggio con lo scimmi, bensì un giro incrocio con il cappello questa volta tolto da davanti anziché da dietro. Incrocio, tolgo il cappello. 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 Ok? È 5, 6, 7, 8. Faccio il di fronte prima. Di questo giro con il cappello tolto da davanti, io termino con un arabo sempre con il cuore in mano e poi con il cuore riposizionato sul vassoio che tengo per me. Quindi ho girato e vado e torno, ok? Così prendetelo questo. Incrocio, tengo il peso sulla sinistra e vado e torno. Incrocio e vado e torno. Incrocio e vado e torno. Questi arabi sono nei quattro punti cardinali. Una volta arrivate in quel punto cardinale là, interpretatelo come volete, il nord per voi. Una volta arrivati a nord, iniziamo a fare un arabo, io lo chiamo pinguino o un arabo pinocchio. L'importante è che sia che lo consideriamo pinguino sia che lo consideriamo pinocchio, le gambe siano tese e quindi tutto il lavoro è sui fianchi.
Al termine di questi arabi pinguino o arabi pinocchio, noi ci allontaniamo dal nord, il nord è il pubblico, noi ci allontaniamo dal nord e andiamo verso le quinte di casa nostra, sperando di poterlo danzare prestissimo in un teatro dove le quinte vere esistono, con la hagiada o hagiada. Hop e giù e hop e giù. Spinge la gamba che sta a monte e risaliamo sul monte. Hop e unisco e hop e unisco e hop e unisco. Facciamolo di là. La gamba che spinge si tende e spinge la gamba che sale. Hop e unisco e hop e unisco e hop e unisco e hop e unisco. Dire lo faccio due da un lato e due dall'altro significa dire vado e torno. In realtà posso sempre andare invertendo il fronte, in modo tale che se lo faccio con la destra o con la sinistra, invertendo il fronte, la direzione sia sempre la stessa. Lo faccio rispetto a voi. Vado, vado e vado e vado e vado. E vado, inverto il fronte, ma vado sempre. Adesso vengo verso di voi. Vengo e vengo e vengo e vengo e vengo verso di voi. Ok? Poi decidiamo le braccia o su o giù. Ok? Ora, la cosa che voglio fare è che nel giù, quindi quando la gamba ha spinto e poi si riunisce a quella monte per spingere di nuovo, quindi in questo riavvicinamento, ricongiungimento delle due gambe, noi separiamo il ricongiungimento in due, lo dividiamo in due. E quindi non c'è un giù, ma c'è un giù giù. 5, 6, 7, 8, hop, giù, giù, 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 hop, giù, giù. Ok? Hop, giù, giù, 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 hop, giù, giù. Verso di là. 5, 6, 7, hop, giù, giù, 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 hop, giù, giù. Ok, ora uniamo tutta quest'ultima parte. Thank you.
agendo a vostro favore, come se il pubblico foste voi, perché questo lo si fa fronte al pubblico. Quindi dobbiamo essere chiare, decidere da che parte è il pubblico. Il pubblico siete voi. 1, 2, 3, 4, per il momento 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La prima volta quindi la danziamo in modo speculare, la seconda volta è un po'.